In campi che dovrebbero essere seri, il vecchio viene spacciato per nuovo, mentre il nuovo è solo il vecchio riciclato. Ma sul campo Bruno Nespoli ad Olbia, una grande e vera festa sportiva ha riunito i protagonisti di un quarantennio di calcio cittadino. All'iniziativa di beneficenza, promossa da un'associazione di volontariato giovanile, la GPO, allo scopo di reperire fondi per regalare agli anziani soli una casa di riposo, hanno aderito con entusiasmo le vecchie glorie dell'Olbia Calcio, un'Arzilla vecchietta classe 1905. La banda comunale e gli elicotteri dei carabinieri hanno accompagnato l'ingresso in campo delle due formazioni, ma anche l'arbitro, la panchina, il massaggiatore e i dirigenti sono rigorosamente dannata. Un tenero ed affettuoso Amarcord in maglia bianca e dalle tribune raffiche di battute, tanti applausi divertiti e un po' commossi per quegli ex che oltre al pallone sembrano voler prendere a calci il tempo. Molti di loro sono ritornati ad Olbia per l'occasione, come Gustavo Giagnoni. La partecipazione è riuscitissima proprio perché molti giocatori, ex giocatori dell'Olbia, sono venuti anche da lontano, addirittura da Pordenone, qualcuno che da Livorno, che per rispondere a questa chiamata fa onore a questi giocatori che non hanno dimenticato Olbia né lo spirito degli olbiesi, quindi sono venuti a partecipare, a dare il loro contributo. Impossibile non ricordare quegli anni in cui tutte le donne di Olbia, dalle quindicenni alle prese con i brufoli, alle zitelle adoranti, avevano occhi solo per loro, rubacuori atletici e persino esotici in una cittadina piena di belle ragazze ma un po' a corto di fusti, che oggi con spirito ed una gran voglia di ritrovarsi sono riapparsi al Nespoli con regolare pancetta e capelli grigi o scarsi. 6 gol con tentativi di balletto, il secondo tempo iniziato in 12, tifo da derby e gran festa finale per una giornata di ricordi e solidarietà.